tutti, oggi sono qua per fare con voi un cosa c'è nel mio Kindle. Come forse avrete notato dai miei video letture del mese, sono una persona che legge in diversi formati, leggo in cartaceo, in digitale, gli audiolibri, insomma mi piace sperimentare e avere tanti mezzi a disposizione per leggere e quindi ho pensato di fare un video del genere in cui non entrerò molto nel dettaglio sul cosa mi piace della lettura in digitale, con che criterio scelgo, dove acquisto, però ho intenzione di fare video futuri a riguardo. Quindi se avete delle richieste o curiosità fatemele sapere qua sotto. Ma partiamo dalla cosa più importante. Dove ho preso questa cover? So che in tantissimi ve lo chiederete perché so che molti di voi amano Harry Potter quanto me e questa cover è semplicemente stupenda e anche veramente molto curata nei dettagli, devo essere sincera. L'ho presa online da un sito che si chiama Clever Case, ve lo lascerò qua sotto in descrizione. Io ho un Kindle Paperwhite, se non sbaglio del 2014, e sinceramente mi sono sempre trovata molto bene. Un'ultima precisazione che mi sento di fare è che tantissimi di questi ebook non li ho ancora letti, dato che ho l'opportunità di trovare a volte delle offerte, quindi degli ebook gratis o a 99 centesimi, mi informo il giusto sulla trama, molte volte vado a sentimento, mi lascio ispirare da quello che vedo online, quindi non parlerò in maniera molto approfondita di ogni libro, ma in ogni caso troverete tutti i titoli citati qua sotto in descrizione. I primi due libri sono dello stesso autore, ovvero Adam Silvera, di cui ancora non ho letto nulla, però qua sul Kindle ho History is All You Left Me, di cui ho anche il cartaceo, e More Happy Than Not. So che quest'autore ha molto a cuore le tematiche LGBT, io vorrei cercare di ampliare maggiormente i miei orizzonti riguardo questo tema, ne parlano tutti veramente molto bene, entrambi sono dei contemporanei, quindi sono curiosa di leggerli. Artemis è il nuovo libro di Andy Weir, autore di The Martian, e io ho una copia in anteprima qua sul Kindle perché mi è stata inviata da NetGalley in cambio di una recensione, quindi il giorno dell'uscita troverete sicuramente una mia video recensione qua sul canale perché è tipo uno dei libri che più attendevo quest'anno e non sto scherzando, nonostante io non abbia ancora letto The Martian. In pratica Artemis è una storia ambientata sulla Luna, si tratta quindi anche in questo caso di una storia fantascientifica. A me il genere piace da impazzire e il fatto di avere una storia ambientata sulla Luna, quindi non una cosa così tanto impossibile, così troppo lontana dalla nostra immaginazione, non lo so, mi stuzzica molto. Ho poi La mia vita di Agatha Christie, un libro che voglio assolutamente leggere perché è una delle mie autrici preferite di sempre, quindi credo che partirò da questo saggio della Mondadori per poi andare avanti e scoprirne sempre di più. Andando avanti, La casa dei sogni di Marzia Bisognin. Questo è l'ebook più costoso che posseggo, l'avevo pagato infatti 4,99€, ma non potevo aspettare, l'ho preso proprio il giorno dell'uscita, ancora non c'era il cartaceo, e volevo troppo leggerlo perché io seguo Marzia da tantissimi anni, è la mia youtuber preferita. Mi piace veramente tantissimo e quindi ero super curiosa di leggere il suo romanzo e è stata una lettura veramente molto piacevole. Tra l'altro ne ho fatto anche una recensione qua sul canale, magari se non è troppo vecchia ve la lascerò linkata nelle schede qua sotto in descrizione. È un romanzo comunque abbastanza classico sul genere horror, che vede mischiata un po' di paranormale, fantasmi. Non è una storia particolarmente originale, però a me sinceramente è piaciuta. Vi avverto che da qui in poi parte una carrellata di libri di Brandon Sanderson, perché è uno dei miei autori fantasy preferiti e in digitale costano veramente pochissimo i suoi romanzi in italiano, quindi ne ho approfittato tutte le volte che erano in offerta, tipo a 1,99, 2,99, io ok, preso. Però anche dei suoi libri in inglese, un po' perché magari sono dei libri che non sono stati ancora tradotti, oppure per allenare semplicemente la lingua, visto che non sono molto brava in inglese. Il primo di questi è The Emperor's Soul, che dovrebbe essere una sorta di novella, di racconto, tra virgolette, comunque di romanzo breve, ambientato nel mondo di Elantris. A me Elantris è piaciuto veramente tantissimo, quindi sono curiosa di saperne qualcosa di più al riguardo. Ho poi Mistborn, l'ultimo impero, di cui vi parlo sempre, trovate anche la recensione qua sul canale. Ho Il conciliatore, Elantris, si siede alla ricerca di un libro fantasy, high fantasy, veramente molto valido, ma che non sia una serie interminabile, Elantris da leggere assolutamente. Sempre di Brandon Sanderson ho inoltre La via dei re e Parole di luce, fanno parte di una nuova
nuova serie di Brandon Sanderson, che credo sia ancora in corso. Questi sono i primi due. E tra l'altro, di Parole di Luce, ho visto dal vivo una copia in libreria per la prima volta. Non avevo mai visto un libro di Brandon Sanderson in libreria, solo questo, ed è un mattonazzo. Cioè, scrive dei libri veramente lunghissimi. Però sono molto curiosa perché dicono che La Via del Re sia quasi meglio di Mistborn. Mi aspetto grandi cose. A Christmas Carol di Charles Dickens. Questo libro l'ho letto in inglese perché sul Kindle trovo molto più facile leggere i libri in inglese. Questo perché se non conosco una parola non devo andarmela a cercare sul dizionario, col cellulare o sul computer, ma semplicemente pigio sulla parola che non conosco e in automatico mi si apre il dizionario, quindi vado molto più spedita e lo trovo molto utile sotto questo punto di vista. Holy Cow di David Duchovny, ovvero l'attore che interpreta Fox Mulder in X-Files, l'ho letto principalmente per questo, anzi esclusivamente per questo. Io l'ho letto in inglese, non è particolarmente difficile, ma esiste anche in italiano e si chiama Porca Vacca. È una sorta di denuncia, non so neanche io come ben definirlo, perché è una storia fra il simpatico e appunto la critica agli allevamenti intensivi, ma non solo. I protagonisti sono degli animali che parlano e non lo so, è una storia un po' strana che non mi ha fatto impazzire, sono rimasta un po' delusa. Un libro invece che mi è piaciuto tanto è The Lover's Dictionary di David Levithan. È appunto una sorta di dizionario in cui sono collezionate delle parole che riguardano una storia d'amore e a queste parole vengono collegati degli eventi. E è una storia secondo me veramente particolare, proprio perché non si svolge in maniera lineare. Ci sono degli eventi magari che ci vengono presentati all'inizio ma che riguardano la fine di questa storia d'amore. È molto particolare come concetto, proprio come struttura di libro, e mi è piaciuto veramente tanto. Ho poi tutto Sherlock Holmes di Conan Doyle, che avevo acquistato a 99 centesimi quando era in sconto il catalogo Newton Compton. Di questo ancora devo leggere praticamente tutto. L'unico che ho letto, non in digitale ma in cartaceo, è Il Mastino di Baskerville, che mi era piaciuto tantissimo. Dalla parte delle bambine invece un saggio che dovrebbe trattare appunto del modo in cui venivano cresciute le ragazze, se non sbaglio negli anni 70, e penso che sia una cosa veramente molto interessante. Su questa tipologia dovrebbe essere uscito anche un saggio ambientato però ai giorni nostri, quindi dovrebbe essere molto interessante leggere com'era diversi anni fa e che cosa è cambiato, cosa è rimasto uguale invece oggi. The Vanishing Throne di Elizabeth May è il secondo libro della serie The Falconer. In italiano è stato tradotto soltanto il primo libro, ovvero La Cacciatrice di Fate, che io ho letto e mi è piaciuto da impazzire. Ho aspettato tantissimi anni sperando che pubblicassero i seguiti anche in italiano, questo però non è mai successo, quindi mi sono recuperata il secondo e anche il terzo, anche se non ce l'ho subito qua visualizzato, perché sono molto curiosa di andare avanti con questa storia. È una storia che parla di fate, ma in questo mondo non sono buone, carine, coccolose, ma sono il nemico. La nostra protagonista dovrà affrontarle per salvare i suoi cari. Stanza, letto, armadio, specchio è un libro di cui hanno fatto abbastanza recentemente un film, The Room. Mi sembra una storia veramente molto forte, io ancora non ho guardato il film proprio perché vorrei leggere prima il romanzo, anche se non so quando troverò mai il coraggio di farlo. Se non ricordo male, dovrebbe parlare di una donna che viene rapita e rinchiusa da una persona, violentata, e durante questa esperienza appunto un bambino che cresce chiuso in questa stanza, e la stanza è il suo mondo intero, quindi non sa che esiste qualcosa al di là di quella stanza. La trovo una cosa forte. Storm Dancer di J. Christoph, se non sbaglio, è il primo libro di questa sua trilogia, di cui so veramente zero. Però io ho letto Illumine di J. Christoph, o anche Nevernight, che avevo cominciato e presto lo continuerò, perché mi ero scoraggiata un po' per il livello di inglese, però ho deciso di non demordere e di andare avanti perché lo voglio assolutamente finire. Avevo letto tipo le prime 60-70 pagine, mi stava piacendo molto, e quindi spulciando avevo trovato in offerta questo ebook ed ero molto curiosa perché dovrebbe essere ambientato in Giappone o comunque in Oriente, e mi piacerebbe leggere un fantasy ambientato in Giappone, quindi
sono curiosa. So You've Been Publicly Shamed di John Ronson è un saggio che ho già letto riguardo all'umiliazione pubblica online, quindi alle conseguenze del nostro stare online, di postare immagini, stati e quant'altro senza pensare all'impatto che possono avere queste parole, queste immagini sul resto del mondo potenzialmente. Le premesse sono sicuramente molto interessanti, ma è un testo che mi ha lasciato molto delusa perché non ha aggiunto nulla a quello che sapevo già essenzialmente. Riporta comunque dei casi che si sono realmente verificati, è interessante vedere di volta in volta. Io personalmente l'ho trovato un po' lento e non mi ha detto nulla di che. Le cesoie di Busan di Karen Waves è invece un romanzo di un'autrice italiana che mi ha gentilmente omaggiato di questo romanzo, di cui ho parlato tra l'altro anche qua sul canale, ed è una storia ambientata in Corea. Non avevo mai letto nulla ambientato in questo paese, quindi è stata una bellissima scoperta, anche se la storia purtroppo non mi ha convinto, non mi ha lasciato nulla purtroppo. Non lasciarmi di Kazuo Ishiguro è un libro che ho da quando ho acquistato il Kindle, ma non ho mai letto. L'autore però ha vinto il Nobel per la letteratura, quindi sicuramente lo leggerò prestissimo. The Bunker Diary è un libro forte, fortissimo. Esiste anche in italiano, io ce l'ho in inglese perché volevo appunto continuare il mio percorso di arricchimento con la lingua. Non l'ho trovato difficilissimo, però mi è piaciuto molto il lessico che viene utilizzato, perché non è semplicissimo. È un romanzo rivolto ai giovani, ai ragazzi, è uno young adult, molto diverso da tutto ciò che ho letto prima, perché tratta delle tematiche fortissime, senza censurare nulla. Io sono rimasta veramente con un vuoto dopo aver letto questo romanzo. O poi il primo libro di una trilogia che mi ha consigliato tantissimo una mia amica, ovvero The Winner's Curse. Non so esattamente di che cosa parli, proprio perché mi è stato consigliato, però penso sia sempre sul genere fantasy young adult. Heartless di Marissa Meyer. Non ricordavo neanche di avere questo libro sul Kindle, probabilmente perché si parlava talmente tanto di questo romanzo prima della sua uscita, e poi dopo che è uscito sinceramente non ne ho sentito parlare praticamente da nessuno, è sconvolgente. We Are Okay è un altro libro che vedo ovunque perché ha una copertina oggettivamente veramente molto carina, e si tratta di un contemporaneo, praticamente la storia di questa ragazza che ha avuto un passato molto travagliato, si è sempre tenuta tutto dentro, non ha mai detto nulla, finché non la viene a trovare la sua amica d'infanzia, a cui poi rivelerà appunto quello che le è successo. Mi incuriosisce, ma non è fra le mie priorità in questo momento. Flame in the Mist è un romanzo che mi incuriosisce da impazzire. Questo perché si tratta di un retelling di Mulan. Quindi, oh mio Dio, lo devo assolutamente leggere, sono veramente molto curiosa. Ho cercato di informarmi il meno possibile proprio perché voglio evitare spoiler. Captive Prince è un altro libro, primo di una trilogia, di cui ho sentito parlare strabene dalla mia amica Sara, quindi ce l'ho qua nel Kindle, prima o poi lo leggerò. Tranquilli, mi incuriosisce particolarmente, dovrebbe essere una storia ambientata in un mondo fantasy medievale, non so altro, non voglio sapere altro perché voglio scoprirlo da me. O poi la trilogia di Sarah J. Maas, di cui non so pronunciare effettivamente i titoli, comunque io al momento sto leggendo il primo di questa serie, ACOTAR per comuni mortali, l'abbreviazione di questo titolo impronunciabile. Devo dire che mi sta piacendo non tanto, tantissimo, mi fa impazzire, è veramente molto molto bello. O poi Cecità, un altro distopico veramente molto interessante, ambientato in una società in cui all'improvviso tutti perdono la vista. So che è abbastanza ansiogeno, quindi sto rimandando tutte le volte la lettura, però mi incuriosisce, le storie così cupe, così da angoscia, mi attraggono in un qualche modo. Ultimo libro qua sul Kindle, non ci posso credere, ormai è un'ora che sto registrando, Gli eredi di Wolf Dorn. Questo libro mi era stato inviato da Corbaccio per l'uscita appunto di questo romanzo, trovate la mia recensione tra l'altro sul blog, ed era un libro che mi incuriosiva tanto perché avevo già letto La psichiatra, un thriller psicologico che mi era piaciuto tantissimo di quest'autore, quindi ero curiosa di leggere qualcos'altro di suo. Purtroppo però questo libro
non mi è piaciuto granché. Spero di avervi dato qualche spunto, soprattutto riguardo ai libri che magari che ho letto e che mi sono piaciuti tanto. E perché no, vi siete magari fatti anche un'idea di quali libri ho intenzione di leggere e quali sono i miei gusti. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!